Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Inc. 91 su Razzle Levengo Galaxy Big Bang. Abbiamo finalmente sconfitto la squadra delle semifinali, ovvero l'Atonic Eleven, e siamo quindi così giunti al decimo e finale capitolo di questa avventura. Ora siamo con il falso Victor sulla navicella di Osrock. Abbiamo appena rubato le pietre della speranza che a quanto pare servono a creare Mithril o Mithril, un materiale, un metallo che serve a resistere alle alte temperature, che serve a forgiare appunto un'apparecchiatura che serve per sostenere la temperatura del cannone a plasma che serve a distruggere i buchi neri. Però mi chiedo perché Osrock voleva così tanto queste pietre della speranza, se alla fine servono anche a salvare Fala Morbius, che è il pianeta dove lui vive. Vediamo un po' che ci dice. Alla fine ce l'hai fatta ad arrivare. Adesso penserò io al resto. Forse dimentichi qualcosa. Cioè? Intendi la tua ricompensa? Vattene, te la darò quando starò comodo. Wow. Ad ogni modo adesso sono stanco di questa stupida faccia terrestre. Ma sembra che l'abbia presa bene che lo pagherà quando è comodo. Ah, ok, va bene. Ci vediamo. Oh, addio, comunque sia. Sai, tipo Sayonara, ma non è. Tu dovresti essere Glacia Vessel, o forse meglio, lo scienziato del pianeta Kiel Potomuri Immunator. Emanator, Emunator. Ho sperato la prima lettera e mi sono confuso con tutto quanto il resto. Bitway Osrock. Che diavolo stai pianificando? Sei un membro del Consiglio Galattico? Qual è il significato di questo rapimento? Ho una richiesta per te. Una richiesta? Deve costruire il cannone plasma? Sì, va bene, ma perché dovrebbe costruire? Perché dovrei costruire il cannone plasma? Scusami. Beh, è ovvio, no? Per distruggere il buco nero. Ma allora perché l'hanno rapito? Scusami, se devono distruggere il buco nero alla fine. Grazie a Katora ci stavamo avvicinando allo scopo e poi tu mi hai rapito, no? Lei è dalla nostra parte. E dove la tenete? La vedrai presto, però ho bisogno della tua collaborazione per vedere la pace in questo universo. A volte dicono galassia, a volte universo. Non ho ben capito perché, però scusatemi. Se lo scopo comune era distruggere il buco nero, perché allora Ozrok ha fatto rapire Potomuri? Però Ozrok, ora che ci penso, è anche in combutta con Donorzen, che sarebbe la consigliera che ha spodestato, diciamo, in questa maniera la Laia. E ora lei comanda, gli ha detto di attaccare pianeti di quelli che hanno partecipato al torneo. O comunque sia pianeti abitabili, ecco, questo è più corretto dire. Non è che stanno cercando di colonizzare anche gli altri pianeti, quelli che abitano a Fala Morbius, per raggiungere poi comunque sia il consiglio del regno di Fala Morbius, il potere assoluto? Secondo me vogliono proprio raggiungere il potere massimo. Temma, come ti senti? È che siamo preoccupati per te, dopo lo shock di quello che è successo con Victor. In effetti sì, Victor, insomma, però loro sanno che non era Victor, voglio dire, si capiva, no? Dove sei, Victor? Chissà dove è finito quel ragazzo. Il falso Victor sembrava sapere diverse cose. Se riguardo al fatto delle pietre e di tutto quanto il resto. Eppure non sono stato in grado di capire se fossi un vero amico oppure no. Sono arrabbiato con me stesso. Eh sì, anche perché comunque sia Arion e Victor si conoscono ormai da un anno praticamente. E prima erano nemici, poi sono diventati grandissimi amici. Hanno vinto il Football Frontier dell'Holy Road, il cammino imperiale, grazie appunto al tornado di fuoco doppia direzione, insomma, la loro tecnica. Poi diciamo che vengono citate canonicamente anche le parti del film nel gioco e quindi la cosa è ancora più marcata. Se l'avessi notato prima non sarebbe successo nulla di tutto questo, Potomuri, anche la pietra Mithril. A quanto pare le pietre le vedono come materiale, già, come se fossero già fuse del materiale. Te, ma non puoi combattere la partita finale con questo stato d'animo. Siamo tutti preoccupati quanto te, ma gli altri contano su di te come capitano. E il capitano non può farsi vedere
giù di morale. Tem, è il momento in cui devi essere deciso. Mi chiedo perché Tsurugi si sia fatta passare per un... Ehi zia, sai per caso dove è finito quel ragazzo? E che ne sa lei? Beh, anche se me lo chiedi, non lo so. Si era andato via con un warp. Per favore, stiamo calmi. Oh, Ishigashi! Che anche lui sta in mezza combutta con Ozrok. Il falso Tsurugi era probabilmente una spia di Fala Morbius. Sì, sarà capito. Una spia? Ah, quindi loro non hanno capito che era un falso Tsurugi? Vabbè, io pensavo che fosse implicito. Che fo non servisse proprio. Quindi non l'avevano capito. Ok. Sì, questa è una minaccia che Fala Morbius sta cercando di perpetrare ai vostri danni. Il fatto è che stiamo diventando una minaccia per loro. Esatto. Però anche Glacia se n'è andata. È scomparsa insieme a lui. Glacia sta sicuramente bene. Come fa l'allenatore a saperlo? Ishigashi, sai per caso dirci dov'è il vero Victor Blade? È caduto nelle mani di Phalam. Quindi è lì da qualche parte. Per favore, ora calmati. Indagherò anche su questa faccenda. Rimani concentrato per la partita. Va bene. Insomma, il più è chiarito. Se c'è qualcosa di importante ve lo scrivo a fianco, se no praticamente è una specie... Alla fine fanno sempre una specie di riassuntino di quello che dovranno fare. Ma è ovvio, no? Dobbiamo andare su Fala Morbius, a fare la finale ci starà sicuramente anche Tsurugi. E... non so perché... Ok. Sarà secondo me... un torneo a più fasi. Secondo me sarà la finale tipo il Ragnarok di Inazuma Eleven Go Chrono Stones, dove appunto ci sono tre partite. Lì c'era un motivo per cui ci fossero tre partite. Qui non ci sarebbe. A meno che sappiamo oramai che Victor gioca con loro. Ci sono tantissimi trailer che lo fanno vedere e va bene. Però se nel secondo tempo venisse liberato e tornasse in squadra con noi e vedessimo anche il suo totem. Non sarebbe una cattiva idea, secondo me, farla in questa maniera. Certo, però, è che non lo so. È che sicuramente cercherò di giocarmelo il più in fretta possibile. Ovviamente rispettando le traduzioni da fare e tutto il resto. Però, ragazzi, penso che cercherò di mettere anche alcuni dialoghi più a schermo perché non ho voglia di perdere troppo tempo sulle singole traduzioni e dopo, appunto, ve le metto a fianco. Comunque sia, ora ha detto Riccardo a te, ma guarda, dobbiamo parlare. Incontriamoci nella mia stanza. Pronti? Riccardo, cosa volevi dirmi? Sono preoccupato per quello che sta succedendo. A quanto pare l'allenatore sapeva che Victor era un falso. Quando lui è entrato forse nella stanza ha visto qualcosa nel capitolo... Sì, il capitolo scorso, all'inizio. Che abbia letto qualcosa? Però la frase che ha detto, che sicuramente Glacia sta bene, mi ha fatto un attimo pensare, ma come fa lui a essere sicuro che Glacia stia bene? Ho visto un documento nella stanza dell'allenatore. Oh, molto interessante. C'era un documento con nome di Victor scritto sopra? E con scritto DNA non uguale. E quindi sapeva che era un impostore. Perché non ce l'ha detto allora? Non te lo so dire perché. Anch'io ho notato che Victor era piuttosto strano, ma non pensavo addirittura che fosse un falso. Qua dicono falso, un impostore, ecco, chiamiamolo impostore. Forse dopo tutto questo torneo non è semplice come pensiamo. No, non è semplice, no. Ah, no, non è semplice, non è quello che pensiamo che sia. Forse lui intendeva, questo torneo non è tanto semplice come ce l'hanno messa, ovvero se vinci ok, se perdi male. Forse
Forse è qualcosa di più, questo intendeva. Ci potrebbe essere un'ulteriore cospirazione di cui noi siamo all'oscuro. Ragazzi, qua stiamo andando davvero nel profondo. È come ho detto io, visto? È come ho detto io! Questo è solo il mio ragionamento, ovviamente. La risposta è su Fala Morbius. Troveremo risposte anche su Victor. Riccardo. Riccardo ha... Non posso dire quella parola. Ha pienamente ragione, ecco. Evitiamo parolacce. Dunque, warp per Fala Morbius. Siamo pronti. Fala Morbius è un nome particolare, ma non potrebbe essere un nome a caso. Potrebbe anche essere un nome studiato. Farm, fattoria, Obias, oncia. È un po' strano. Risulta strano all'orecchio, ma potrebbe essere una fattoria. Oh, attenzione. Orego, Faram Obias. 最終決戦の場所ってわけか。大きい。あれ? 周りに星がない。 本当だ。 宇宙だよな。 宇宙ではない。我々が今見ているのはブラックホールだ。Quello è un buco nero. Sì. Però è bello come abbiano dipinto il buco nero. Dipinto, non disegnato. Dipinto nel senso l'hanno immaginato in questa maniera. Però ragazzi, insomma, era il 2013. Solo quest'anno siamo riusciti ad avere una prima foto del buco nero. E sappiamo appunto che il buco nero ha una specie di alone, di anello intorno. Però comunque sì, è bello come l'abbiano dipinto. È più grande di Fala Morbius. Effettivamente è più grande, ma mi aspettavo che fosse ancora più grande. I buchi neri hanno, oltre ad avere, non hanno proprio una massa, ma hanno una circonferenza enorme. Sì, so che i buchi neri hanno anche la massa, però io stavo parlando di circonferenza in quanto grandezza, non che non avessero la massa, sia chiaro. Davvero davvero enorme. Però come sappiamo Fala Morbius è 50 volte più grande della Terra, quindi, e il buco nero è almeno 10 volte più grande di Fala Morbius, abbiamo visto, quindi sì. Effettivamente ci sta come dimensione. Anche perché il buco nero più piccolo che abbiano mai scoperto ha sì una massa di 3 volte superiore a quella del Sole, però il diametro era solo di 24 km. Quindi che il buco nero sia poco più grande, abbiamo visto, di Fala Morbius, ci può stare. Se Fala Morbius venisse risucchiata, scomparirebbe in un attimo. Certo, è quello che fa un buco nero, ti risucchia. Va bene, comunque sia, stiamo giocando in Azum Eleven, non stiamo disquisendo su teorie da scienziati. Comunque sia, continuiamo a giocare. L'unico modo per sapere quello che succede è chiedere all'allenatore. Però è anche meglio allenarsi. Siamo Riccardo! Wow! Molto carino! Temma! Sì, andiamo su Fala Morbius, quindi... Ah, qui c'era la stanza dell'allenatore? Ah, sì, in effetti sì. Non faccia caso a me, voglio solo fare questa foto alla pianta. Ogasta. Mai sentita, neanche in italiano. お話があります. クロイワ監督. なんだ? どういうことですか? あなたは剣が偽物だと気づいていたのに何もせずにいた. 一体どういうつもりなんですか? Voglio delle risposte ora. 試合の流れとは無関係だった. Ah. 無関係? あの石があったら銀河を救えたかもしれないんですよ。ci ha preso per dei deficienti, signor allenatore? Non si azzardi, eh? あなたは誰かを救おうなどとは考えていない。そうですよね。確かにあなたは監督として高い能力を持っている。ですが俺はあなたにずっと違和感を覚えていました。
あなたのサッカーに対する思いは俺たちのとは違う。あなたの目的は何なんですか？私の目的、教えてやろう。私はサッカーの神になる。サッカーは私から全てを奪った。サッカーという概念を宇宙の歴史に刻むこと、それが私の目的だ。Si è rivelato per quello che è! それはどういう意味ですか? Si è rivelato per quello che è! 地球が勝とうと負けようと、私にはどうでもいい。サッカーが宇宙の運命を左右する。私にはそれで十分だ。神道、素晴らしいとは思わんか?サッカーと呼ばれるちっぽけなゲームが人の運命をもてあそぶだけでなく、宇宙の運命をも左右しているのだ。私が全てを捧げたサッカーはそれほどに気高く大きなものだったのだ。それが私が愛し呪い続けたサッカーだ。俺たちはあなたの狂気に付き合うためにここまで来たんじゃない。影山レイジ、サッカーを貶めようとした闇の皇帝、俺たちはこれ以上あなたについていけません。そうか、いいだろう。 E così sia! Ragazzi!È finita. Cavoli nostri. È finita. Mi sa che ci conviene fare senza allenatore da ora in poi. Stiamo per arrivare a Fala... Per atterrare, non per arrivare. Stiamo per atterrare su Fala Morgoth, perché da mo' che siamo arrivati. Si arriva in un certo punto quando oramai sei nei pressi. Quindi ora stiamo per atterrare.I Galaxy Note, però dove lo parcheggiamo? Che bello grosso. Questa è Fala Morbius. Kokoga. Sembra un mondo futuristico. È proprio vero che hanno la miglior tecnologia militare nell'universo. Personalmente io andrei subito a cercare Victor, però... Questo viene qua, ci dà la spiegazione come al solito di quello che succede. La cosa importante è che siamo arrivati sani e salvi nonostante il buco nero. Ma scusatemi una cosa, dopo dice uno. Io mi faccio una domanda. Un buco nero non è che spunta dall'oggi al domani. Sono migliaia di anni che tu sai che sta lì il buco nero. Può formarsi tipo in un momento particolare, ok, e ce lo sai, no? Sta lì, va bene.Ha distrutto Kiel, il pianeta Kiel. Ma un buco nero ci mette centinaia di anni ad arrivare in una galassia. Com'è possibile che voi non ve ne siete accorti prima con la super tecnologia che avete? Ce ne siamo accorti noi che abbiamo una tecnologia fasulla in confronto alla vostra.Visto che voi avete tutti questi apparecchiature cannone fotonico addirittura hanno costruito. E non si sono accorti del buco nero che stava arrivando? Proprio all'ultimo vi siete ridotti? Questa era solo una scusa per scatenare una guerra contro i pianeti che partecipano al torneo. Eccola là. Hanno la scusa per attaccare e per colonizzare altri pianeti. Eccotela, se non è così...Secondo me questa è l'unica spiegazione plausibile. Poi andando avanti vedremo. Ed il mio ragionamento sussiste anche pensando comunque sia che non hanno il mithril o mitril, la pietra che serve per non far surriscaldare il cannone fotonico. Questa l'ho tenuta in mente mentre formulavo questa ipotesi. Come vi sembra Fala Morbius? C'è il buco nero e quindi ci fa paura, soprattutto quello.Fala Morbius ha già una seconda casa, quindi che vinca o che perda il torneo non ha senso. Cioè, quindi Fala Morbius ha già colonizzato un altro pianeta.
Quindi il torneo potrebbe anche non servire a nulla, che si vinca o si perda. Ma che cavolo? Comunque si hanno la partita finale contro di noi, quindi... Oh, forse ho capito! Loro stanno già prendendo gli altri pianeti che hanno perso! Sarebbe... una mossa da bastardi, ma furba comunque. Vabbè, ragazzi. Il Gran Celesta... Stadium. Oh, quindi lo stadio finale è più bello, a quanto pare. Da questa parte. Bene, seguiamolo. Va bene. Nel prossimo episodio, ragazzi, lo seguiamo. Bene, Cuj, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. La prima parte del capitolo se ne va in genere sempre con spiegazioni e cose varie. Però se provassimo ad andare... No, non possiamo andare giù. E per questo video ci salutiamo qui, allora. Io vi ricordo sempre che in descrizione c'è il link per Instagram per aggiornamenti e cose varie. C'è anche la sezione community del canale di YouTube. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye!